Eccoci qua, siamo in diretta. Salve a tutti dal Nautilus, da Orlando Guerra. Questo Nautilus ci ha stancato. E non è detto già da prima di cominciare. Da Orlando Guerra. Stefania Talarico. Drangheta, e la devi dire sta cosa. Che palla sta pernacchia, tanto la fai sempre. Salve a tutti dal Nautilus, anche oggi insieme, anche oggi insieme. 70 gradi ci saranno qua. Dove ci sono 70 gradi? 70 gradi all'ombra. Ma non è vero, a 70 gradi bolliremmo, che dici? Ma ti ricordi quando siamo stati là alle terme? Madonna, che gli ho chiesto quanti gradi ci sono in questa... Io te l'ho detto, erano 35 gradi. No, 30... no, di più. No, non è possibile perché... La signora diceva 37, ma secondo me... Sì, ma non può superare il calore corporeo, altrimenti... Che cosa succede? Si gira va in contatto. Gira la testa, tanto che quando noi stiamo più di un determinato orario. Più di 20 minuti non si può stare in una vasca alle terme, no? Salutiamo tutti gli amici di Radio TV Ponte Grande, di Catanzaro, della The World Ninja, di tutti gli amici e fan del Nautilus. Oggi siamo diretti. No. Siamo in diretta. No, dove siamo diretti? Non lo dici. Però in una zona bella di mare. È di mare. Di mare perché noi amiamo il mare. Non ci possiamo stare, diciamo sempre, perché non è vero perché ti piace a te il mare, a me non. A lui non piace. Non è che non piace. Un'oretta tu la possiamo dedicare a un po' di relax. Siamo con Nautilus, devo dire una cosa. Aspetta che devo chiudere perché si sente un rumorino. Sente un rumorino di fondo. Se n'è andato. Ah? No, è arrivato. Sente un rumorino di fondo che è. Dicevo quindi. Dobbiamo ringraziare tutti gli amici e fan del Nautilus che dalla Cina. No, dai, questo Hang Yun! Si chiama Hang Yun, mi diceva Orlando. Sì, beh. Non ci credo. Allora, adesso racconto. Naturalmente oscurerò il profilo perché è ovvio, ma farò lo screenshot e lo metteremo sul mio profilo. Si chiama Hang Yun. Lei me l'ha detto Orlando, è una donna della Cina che ha avuto dei parenti dalla Cina. Perché dalla Cina con furore. Lei mi ha raccontato un po' la sua storia, vive lì con i suoi figli da sola. Niente, non è vero niente. C'ha degli amici e parenti a Milano, ma sei scemo. Assolutamente nulla. Mi ha scritto delle cose. Vabbè, poi ho tradotto di quelli che ci hanno scritto veramente. Dai, di Deborah Zagara. Ma che bello! Ma c'è! Dai, di Deborah che ci ha invitato in Sicilia. Io voglio andare in Sicilia, vedi? Quindi prepara questo Nautilus. Chi è questa? Chi è questa? Chi è questa? Professore di Catanzaro. È in Sicilia, guarda. In Sicilia ci stiamo pensando. A Ragusa, lei vive a Ragusa adesso perché è in vacanza dai nonni. E ha detto quando vieni perché ti voglio abbracciare, insomma. Lei? Sì, è una mia amica. Una cosa tetta a tetta. È un'amica e siamo a distanza, però. È una cosa tetta a tetta. Non lo so se è in francese, so, vuol dire vicini. Non lo so, no, comunque ci ha invitato, dai, andiamo con il Nautilus. Allora, devo dire che questa cosa, il problema qual è? Il problema è che dobbiamo cercare di ponderare, moderare i viaggi perché purtroppo moderare. E perché purtroppo c'è molto traffico sulle strade. Ah già, per questo. Ma di qua si va, non sai che non lo so comunque. Bisogna moderare perché c'è molto traffico e quindi e rallentamenti sulle strade, eccetera eccetera, quindi bisogna cercare di capire dove andare. Ma ci possiamo anche andare, perché no? Te l'ho detto, in Sicilia dai, è una nostra prossima meta. Ragusa. Se le queste in Catania. Facciamo Messina, Catania, Ragusa, tutti in un giorno. Perugia, Cosenza. Perugia. Per dire, no, non è che sono tutti sulla stessa strada. Sto parlando della Sicilia io. Ma non è che sono tutti sulla stessa strada, no? Vabbè, ci passiamo. Ragusa è una parte, Ragusa è da una parte e Catania dall'altra. Dove andiamo allora? Ah, non andiamo, non lo so, ma ci andremo, vediamo. Ci organizzeremo. La Sicilia è bellissima. Con furore. Come la Calabria. E tu non ci credi, ma dalla Cina, dal Belgio, dalla Germania, da tutte le parti dell'Italia mi fermano per strada. Il Nautilus ormai è diventato. Sì, ma l'hai capito che sto passando io e ti dovresti fermare? Sì. No, glielo ho detto a una macchina Perché sei in diretta, se no avresti detto che. Magari qualcosina in più, ma io
dico, vuoi passare al bivio? Passa, ma veloce, non mi camminare a due passi. Due... Sì, perché finché lo fermi questo in velocità. Anche se andiamo a 60-70 all'ora, non è che sono velocità. Le pecore. Ha detto le parolacce perché era in diretta. Però. No. Tua! In playback. Tua, io ho detto solamente tua. In playback dillo. Ecco dei colleghi del campo. E l'Autolus ormai è diventato un'attrazione. No, però quando si vede da lontano il mare è fantastico, guarda che panorama. Noi andiamo sul mare, ci faremo al mare, ci faremo. Ma sul mare. Volevo dire che andiamo sul mare. Questi sono i commenti. Non ho capito perché non escono i commenti qua, veramente. Ma sei sicuro che stai? Era Stefania Colombatto. Ma non stai in diretta. Che cosa? C'è scritto diretta, guarda! Mi meraviglio, probabilmente c'è qualche cosa bloccata che i commenti non me le fanno dare. Dai, hai messo una privacy che non fai collegare nessuno. Vedi che sei proprio, guarda. Non lo so. Devi capire pure che sono tutti al mare, poi verranno, non ti preoccupare, stai tranquilla. Ragazzi, raccontateci qualche aneddoto. Ti racconto niente. Vive il Nautilus! Il Nautilus ormai viaggia per l'Italia! Salta le strade! Salta le strade! Non mi suona, ma suona bene. Tu sei suonato! Sì, c'è qualcosa che non quadra. È impossibile che non si connetta nessuno, fare strade. Hai fatto qualche errore tu? Vedi che ci sono i mi piace, sempre tu che fai. Vedi che c'è il ditino! Ditino! Vedi! È quello mio, del profilo mio! Ah, sei tu che me l'hai fatto! È logico, almeno ci, ci guarderanno da remoto, indifferita. Bella estate, una bellissima estate, siamo ad agosto, fra due anni farò il compleanno. Fra due anni e fra due giorni. Ogni anno fai il compleanno, no? Oggi ne abbiamo quanto? 7, 8, 9, 8. Domenica 7, martedì è 10, il mio compleanno. 5, 4. E 3, quindi aspetto 2, da voi. 1-0. Giustamente, non è tutto zero, volevo dirlo. Ci non poteva mancare il conto alla rovescia. Combinazione a zero. È zero. Dicevo quindi il mio compleanno, vi aspetto numerosi per spegnere le candeline, insomma. Ma lo fai in diretta? Faremo certamente in diretta. No, dai. Noi siamo in viaggio quel giorno. Vi aspetto, infatti lo scriverò anche sul mio profilo, vi aspetterò martedì mattina. Noi quel giorno siamo in diretta e in viaggio, vi aspetterò tutti. Dove Stefania porterà virtualmente una candelina, dove spegnerò. Sì, ma la torta come facciamo a mantenerla nel campo? Dobbiamo prendere una torta. Si prenderà diversa. Una tortina, quella al cioccolato, quella fredda. Quella, se facciamo una torta. Compreremo di quella, faremo le candeline insieme, naturalmente una candelina. O il numero. Sì, perché giustamente fai un anno. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto numerosi. Quanti faremo anni fai? 70? 52 anni, qual è 70? Hai visto? 70 Beniamino anni. Cefali, ciao Beniamino, ieri. Si chiama Beniamino Cefali. Beniamino Cefali, ieri, ciao, ascoltami, noi siamo passati. Ti abbiamo salutato. Ti ho salutato con la macchina e eri seduto davanti al bar. Per poco non ci mandavi a quel paese perché non ci ha riconosciuto. Eh sì, infatti, avevamo pure le mascherine. Eri seduto, avevi una maglietta bianca, eri seduto sotto l'ombrellone. Ti abbiamo fatto ciao! Ti ho fatto così. Ti ho salutato, ma tu non mi hai risposto perché non ci hai conosciuto. No, ma sicuramente dici? Non ci hai riconosciuto. Buona domenica a voi, buona ciao. Domenica anche a te, Beniamino. Anche a te, Beniamino. Noi ci siamo passati, ti abbiamo salutato, ma tu no, non ci hai riconosciuti perché sennò vabbè non riconosce la macchina. Noi la macchina col camper è una cosa. No, non eravamo col camper. Era al bar là vicino dopo il picone. Al bar qui. Non mi ricordo come si chiama. Il bar Mauro, mi sa. Bar Mauro, non so. Ti abbiamo salutato, ma tu non ci hai. Ci hai guardato di. Così, di traverso, dici chi sono questi? Eravamo noi. Però non ci siamo potuti fermare per due motivi. Prima perché andavamo di fretta per un impegno e poi perché c'erano macchine dietro, eccetera, eccetera. Comunque, sì, ciao perché carissimo. Noi gli abbiamo promesso di prendere una birra insieme. Ce la prenderemo una birra, ci allitreremo. Ci ha invitato tanti. Ci allitreremo. Invitato tante vedi volte. Che dice, vedi che dice. Sì, vi ho visto. Ah, ci hai visto, e noi siamo inconfondibili. Perché. Però ci stava. No, glielo abbiamo promesso, ci prendiamo questa birra. Ci fermeremo e ce la prenderemo tranquillamente. Andavamo di fretta. Ma come facciamo ad essere dappertutto? Pensate un po', lo diciamo con grande orgoglio e ci fa molto piacere. Dal grande amico Cefalì che ci ha invitato a prenderci una birra, e lo faremo a Catanzaro, quindi è vicino. Ci hanno invitato in Piemonte, ci hanno invitato a Napoli, ci hanno invitato a Roma, ci hanno invitato in Sicilia. Il tuo amico Abbadolato. Abbadolato, ci hanno invitato. Pensate un po'.
Anche ieri. Sandro mi pare, Sandro venne in casa. Ieri, casa, ieri. Non mi ricordo lui dove. Brava, stavo dove dicendo abita. Questo. Stava litigando, ma amichevolmente si intende. Per scherzo. Con mia cugina. Con tua cugina, del Curi, dove dobbiamo andare prima? Mia cugina che mi ha invitato a Roma, grazie. Questo ci riempie di orgoglio e siamo contenti. Che non mi sovveniva il nome, perché lei ha Andrea il profilo. Arcuri. Andrea Arcuri è il profilo, però lei si chiama Debora. Debora? Andrea Arcuri è il marito? Sì. È il profilo. Andrea Arcuri del marito, sì. Come io ho sempre detto. Insomma, c'è già. Quindi Andrea Arcuri, il profilo, ciao Andrea, sì, verremo a Roma, verremo. Andrea e Debora. Verremo Andrea e Debora, verremo. Verremo a Roma, tranquillo, adesso probabilmente andremo in Puglia, non passa molto, andremo in Puglia perché abbiamo anche lì. Sì, è imminente questo. Ci stanno imminente, ci stanno aspettando in Puglia, questo ci fa molto piacere. Ci riempie, io sono contentissimo di questa cosa che vogliono il Nautilus là. Pensate un po' dove andiamo. Io non ho, io ho il Nautilus, è brutto il però, sono il camper, ragazzi, è brutto. Vogliono il Nautilus è visto è come simbolo, famiglia, no? È visto come un simbolo, come famiglia. Di fronte a casa tutti si fermano per farsi i selfie, questo. Beh, l'hai, ragazzi, fatto, dai, sempre l'hai fatto, un sogno. L'hai reso veramente veramente carino questo camper. L'ho fatto, dai, veramente carino. Pensate un po' che ieri ho visto su quei gruppi squatrinati, sbalvolati, delle persone che hanno messo delle luci. E allora io non ho mai messo il camper con le luci, perché magari penso che non rientra magari nella normalità per quanto riguarda i camperisti. E praticamente cosa succede? Che no, stavo guardando per non sbagliare strada, perché l'altra volta per andare alle terme sono arrivato a Bimbo, perché mi sono distratto. No, era Pizzo. Stavo dicendo, quando ho messo il mio pensavamo che si potesse fare. Questa è pure una bella zona, guarda qua, guarda qui, è una bella zona, secondo me dovevamo girare prima. Abbiamo sbagliato di nuovo, adesso mi fermerò. Ma tu perché così sbagli? Perché non usi il navigatore? Non uso il navigatore, mi fermerò perché, che poi a parte diretta, che è facilissimo, che sappiamo, sì, ho sbagliato, torneremo. Sappiamo le strade, però ti distrai, lo vedi che ti distrai con le dirette. Mi fermo perché siamo in diretta e voglio che facciamo la diretta. Quindi dicevo, quindi che vergogna, siamo di Catanzaro e abbiamo sbagliato proprio. Vabbè, ho preso il filo. Cosa stavo dicendo? Non me lo Vabbè. Ricordo più. Comunque verremo sicuramente con il Nautilus, verremo con Stefania. Prima tappa sarà la Puglia, sarà Alberobello, sarà Bari, sarà Fasano, sarà Taranto. Ci gireremo questa litorale della Puglia probabilmente in settimana. Per poi, perché no, ci sto pensando, per la Sicilia. Sicilia sì, dai, per, una meta. O per il Lazio. Ma tu non vai in Sicilia perché hai paura? No, no, assolutamente. Io ho paura di andare col mare, io paura, ho paura di andare col mare. Hai paura di passare il traghetto? Sì, il sì. Perché, io ho paura di andare col mare, sì, visto sì. 30 volte, 40 il film Titanic. Titanic, io. Lui dice, siccome io ho visto, dice, scusa, ho sbagliato, ho visto Titanic. Hai visto Titanic, hai paura, dico l'iceberg, la cosa, ma non esiste, quello è un traghetto, c'è molto. E Stefania mi ha detto a me che se dovessimo affondare anche con la barchetta con Titanic, del fratello, che viene a remi, ci salva, perché chi viene? Sono mio nemmeno c'ha la barca. Ma se tu pensi che sono stanno facendo, vorrebbero fare il ponte. Non ce l'ha la barca mio fratello. Non c'ha la macchina del 213. No, ma tu hai paura, cioè facciamo Jack e Rose. Chi cioè, è? Io vivo perché Jack si sacrifica. E alla fine devo morire io, si non si sacrifica capisco. Per Rose, quindi alla fine poi e devo morire io. Ammesso che affondasse questo traghetto, tu ti sacrifichi. Lo prendo io e affondo, tu ti sacrifichi, insomma. Per me. Non è giusto, non mi ami così tanto. Sì, allora. Però vorrei salvarmi anch'io, la verità, nonostante la vabbè, ma non c'è l'iceberg in Sicilia. Ecco, devi capire, io cioè, che non c'è l'iceberg, capito? Perché è vuoto il mare. Quindi no, non devi avere paura. Il perché no, veramente, non ho deciso ancora di andare in Sicilia, perché mi ha detto che è molto, 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 molto affollato il traghetto. E quindi devi fare ore e ore di fila affinché ti puoi traghettare. Beh, giustamente adesso questo, è piena, diciamo, piena alta stagione. Mi quindi hanno detto che arrivi là per esempio alle 3 di pomeriggio, se non sono le 7 non ti imbarchi. Quindi praticamente dovresti arrivare lì la mattina per imbarcarti nel primo pomeriggio. Non so se è vero, io leggo i social, leggo tutto. Adesso ci informiamo veramente, dai. Faremo invece in Puglia mi hanno detto che questa ma anche lì Orlando. No, cioè, perché lì usciamo da Sibar, eccetera eccetera. Comunque, vabbè. Comunque vedremo. Noi ora vi la salutiamo, perché sicuramente dovrò fare altri 50 km per tornare dietro, perché che ho sbagliato l'uscita. Sempre. La distrazione c'è. Quando cominciavano a collegarsi, ma questo vuol dire che sicuramente non erano abituati. Ma vedi che
Ti ho detto che quando mi guardi non devi di colpo, avvisami. Non è che è passata la barchetta quella nera che dicevi tu? La macchina di Felice. Sì. Ok, ciao ragazzi, non ci abbandonate. Chi è questo? Mario e Fiorella. Ciao Mario e Fiorella. Ricordo. E Fiorella hanno una bellissima coppia. Due nostri allievi di palestra. No, lei, non lui. Lui è il marito. A lui non lo ricordo, però io dico di li ricordo, lei, lui non lo ricordo. Mario e Fiorella è una bellissima coppia. Complimenti Fiorella... per i bambini, un bacione ai bambini. Stavo dicendo. Fiorella come... era una Fiorella tua atleta. Mia, una mia allieva. Atleta. Una bellissima un coppia. Un bacione, Fiorella. Ciao. E lei dà un bacione a Fiorella, io credimi Mario, non te lo do un bacione, non te la sentire. Dai, un bacione a tutte e due, dai, sennò facciamo. Io con lei non mi permetto, a lui la verità non ci tengo. Vabbè, molto. Ti do il saluto, penso che basti. Il bacio. Bacio. Vabbè, un bacio virtuale si può dare anche a tutti i nostri follower. Sì, follower. Chi sono? I follower. Nomi? Chi sono questi? Dove abitano? Ce ne sono tantissimi, come fai a dirli tutti? I follower dove abitano? A elencarli tutti non si può, dai. Come? Perché i follower sono tanti. Ah, non tantissimo. È follower, non si chiama follower. Sei follower. Un ignorante. Follower. Sei ignorante. Io sto cercando di convincere a Stefania, perché purtroppo è dura, per scrivere un libro sulla nostra vita. Ce ne sarebbero cose per scrivere la sceneggiatura. Ma specialmente su di te, ma ce ne no, io dicevo, per scrivere la sceneggiatura di Casa Guerra, sono arrivata a metà, il ritorno. Ci vuole l'ispirazione, sono arrivata allora, a metà. E ho cercato di ammanigliarmi, come si suol dire, Orlando Guerra, Orlando Pio, mio fratello, e mi hai rincretinito, mio figlio, nostro figlio. E... scusa, ammanigliarmi, che cavolo. Perché per convincerti, ciao Vittorio Tolomeo, ciao, mi pare che Vittorio Tolomeo è un amico, era di Catanzaro. Si inventa pure i vocaboli, raga. Dicevo, quindi sto cercando di convincere Orlando, di convincere a sua volta Codesta, di completare, magari dargli una mano anche lui, di completare la sceneggiatura di Casa Guerra, il ritorno. Quello sicuramente sarà bello, perché Stefania me ne ha fatte di tante, di tutti i colori, e li riporteremo. Quella è una spontaneità. È la spontaneità di buttarmi una testata, è una spontaneità. E quindi questo, il problema qual è? Come ti dimostro che ti voglio bene? In questo modo. Dobbiamo cercare di fare Casa Guerra, però è un po' difficile per il semplice motivo che sono talmente pericolose le cose che lei mi ha fatto, che riprodurle è un po' difficile. Difficile. E riprodurle come quando mi ha detto vuoi provare un po' di carne, non mi ricordo cos'era, e alla fine mi ha scottato la bocca e rideva, dal sale nel caffè, dall'olio di semi e tutte queste cose. Ciao Antonio Bonaddio, ecco Antonio Bonaddio, se non è il nostro follower accanito, ciao. Incallito, accanito. Ciao Antonio, grazie per i saluti e sempre la tua presenza e puntualità nelle nostre dirette e sì, nei nostri posti. Canali, nei nostri gruppi, insomma. Naturalmente ma io avevo ragione che ci sono più di 40 gradi, vedi come. Ma vedi, leggi lì che ci abbiamo i nostri manometri, guarda, come si legge? Lo leggo da qua, 50, no 50 non è, 33 dice là, però non è così. 50 gradi, 50 umidità e 33 gradi. No, allora, un saluto no. A Francesco. Francesco Paonessa. Paonessa, ciao Francesco Paonessa, anche a te un saluto e buona giornata a te e famiglia. Noi siamo sull'Ole di Crotone, dove c'è un tantissimo caldo. Guarda che bella piscina, ci andiamo. Adesso noi ci butteremo a mare, ragazzi. Anche in piscina. Vi penseremo, vedete come sono collegati in tanti, naturalmente non sono abituati. E dicevo quindi. L'orario è insolito perché noi solitamente. Ci sarà il ritorno della signora Bernarda. Ma no. Dai, una vergogna. Ah, lo vedi che è tardi, sono le 12:10. Noi solitamente facevamo le dirette verso le 11. Hai capito? Non sono abituato. E quindi loro non. Ci sarà il ritorno di Casa Guerra, dove Stefania sta scrivendo, credetemi. Non è facile, non lo dico per lei perché lei è una rincretinita. Però gli devo dare il merito che merita. Grazie mille. Scrivere Casa Guerra non è facile, sembra una sciocchezza, però lo dico veramente, non perché noi siamo bravi, perché lo siamo, no, no, dicevo un saluto a Monica Lombardi, ciao Monica Lombardi, dicevo qui, buona domenica Monica, e che io che ho detto? Ciao. Ciao. Dicevo quindi, scrivere e far ridere non è facile, perché se voi mettete chattate con Stefania, ridete, perché la vedete ridete. Però invece no, fare delle scenette. Possono ridere sempre, perché la simpatia o ce l'hai o non ce l'hai. Io ce l'hai. Quindi. Mi meraviglio come ha detto la bellezza. Mi meraviglio. Vabbè, quella si vede, quella vedi, si è vede. Palese. Chi?
Vabbè. Ma mi faccia il piacere, se ne vado, bella! Vabbè, dai, ormai questo è il personaggio. Comunque, dai, veramente la simpatia ce la devi avere nel DNA. Devi farlo. Se sei simpatico, non lo sei. Cioè, la battuta ti deve uscire spontanea. Il più brutto complimento che mi hanno potuto fare. Che cosa? Che poi alla fine, vabbè, quello lo sappiamo. A me piace essere simpatico perché bello, purtroppo, non sempre si può essere. Vabbè, sempre comunque. Tu magari sei molto bella. Dicevo quindi, la cosa più bella che in realtà. Hai detto in diretta che io sono antipatica. No. Ma rimangio tutto, sai, anche schifo. Dicevo quindi, la cosa più bella che magari mi hanno detto, ma nello stesso istante è stata brutta, quando ci siamo diretti, non mi ricordo dove, mi hanno detto: guarda, quando tu sei in diretta mi fai ridere. E io ci faccio ridere, c'era il doppio senso in questo, no? Fai ridere. Tu pensi che ci provava? No, nel senso fai ridere, mi fai scattare dalle risate. No, dici, guarda, tu, guarda, basta che vai. Tu quindi... mi fai ridere, cioè anche quando vai al supermercato mi fai ridere. Faccio ridere. Monica Lombardi, grazie, vedi come ridere. Grazie per i like. Monica, ragazzi. Lombardi, fammi ricordare chi è. Non me lo ricordo. Nemmeno poi io. Andremo a vedere. A vederti, c'è una faccina carina, ma non io vedo da che... qui non vedo nulla. Non vedo. Poi c'ho questo solo. Cosa vorresti vedere? Lei. Scusa Monica, hai capito? Perdona, è il caldo, Sì, il caldo effettivamente. Monica Lombardi, forse ho capito chi è. Ho capito, ciao Monica. Finito, ecco, ogni volta devi Monica, poter, questo era un complimento in diretta, visto che ti ha fatto questa espressione. Quando fa così, ho detto dire che... Monica Lombardi, questo ho detto io, basta. Monica Lombardi, ho capito che è Monica. Va bene, Monica. Quindi dicevo detto che sei buona, Monica. L'ha detto lei, io non mi sono permesso. Chiuso tra parentesi, tra virgolette, Monica ha detto, Monica, quando fai così... Io non mi sono permesso. È troppo sottinteso. Vabbè, solamente Monica Lombardi. Va bene, dai, complimenti. Monica Lombardi, ho detto. Non litigare ora. No, figurati, dai, questo lo facciamo per scena. No, vabbè, sto scherzando. Io ho detto. No, ascolta. Ciao Alessandro Battalaro. Ascolta, quando adesso verrò anche da te un attimo. Quando fai complimenti perché sono veri. Che devi dire che io ho mancato rispetto a Monica Lombardi. No, io sto dicendo. Io ho detto che è Monica Lombardi. Monica Lombardi! Non gridare che quello gli si spacca il timpano. Io ho detto Monica! No, veramente, quando si fanno i complimenti, quando poi è vero, cioè insomma che sei una bella donna. Cioè che e hai vicino a lei, ti accorgi la vita, che cosa ti ha riservato? Non c'è problema, capisci Monica? Cioè, vabbè, però lui. Dico, guarda, dici, Monica! Stefania, capito quello che dice? Lo vedi come insulta. Senti, ma non era l'orario dell'aperitivo adesso. Dicevo, facciamo saluto anche a Alessandro Battalaro, complimenti a tua figlia, la grandissima e bravissima e bellissima cantante. Non abbiamo raccontato di che cosa dobbiamo raccontare. Quando abbiamo fatto il bagno di notte, che è stata una sensazione fantastica che io ho provato, ragazzi, bellissimo. E lui ha avuto paura di buttarsi in acqua perché dice che ci poteva essere qualche animaletto, qualcosa che ma non prendeva... è vero, non era questa la sera. Non puoi aprire la finestra che stiamo morendo. No, guarda. E devo continuare. Ciao Roberto Guerriero. Che lo prendesse qualche animaletto all'improvviso. Ma non è vero, notte, non è vero. Non ha avuto il coraggio di buttarsi in acqua. Tra l'altro l'acqua era fantastica, cioè era caldissima. Amissa. È più calda di notte che di giorno, quindi... Allora io non mi sono buttato perché mi sono mangiato mezza rosticceria, mezza pizzeria, vede, avevo la pancia come... così, non ce la facevo a buttarmi in mano. Potevi, diciamo, metterti al contrario. E lei... Ma sì, questa è brutta. Lei mi voleva far buttare perché dice: che succede pure che cade e muori? Ma non succede nulla, anche se hai mangiato. Cioè, questo è un falso mito. Anche se hai mangiato 18 pizze, 25 arancine e calzoni e croquet, mi buttava a mare. Roberto Guerriero, ciao Roberto. Ormai siamo quello che fanno. Che cosa vuol dire siamo quello che fanno? Che fanno ciao. Nel senso che siamo quelli che ci diciamo sì, ciao. Sì, ci diciamo sempre ciao. Scusa, ignorante. Stavo dicendo, l'acqua era fantastica. Una sensazione bellissima, il bagno di notte, ragazzi, è un mi faccio la dose, ovviamente. Ci torniamo. Certo che ci torniamo, me ne dai un'altra e mi sbatti con la testa. Poi dobbiamo salutare un grande personaggio, ecco, ragazzi, di Catanzaro. Ecco. Vai. Dai, lo facciamo o no questo saluto? E chi sono, nemmeno chi è? Voglio salutare il presidente dell'Italcaccia, Rolando Salvatori. Che è una persona veramente squisita, una persona che per noi ha fatto tantissimo e volevo ringraziarlo in diretta. Questo è vero. E poi se vuoi aggiungere qualcosa. Grande presidente Roberto, che è bravissimo, e vi posso dire che c'è aria di promozione. Prossimamente ci sarà la promozione da parte
mia di Stefania e di Orla e di Elio. E complimenti ad Elio che ha svolto gli esami di esercizio venatorio per diventare, oltre ad essere un sottufficiale della polizia venatoria, anche un cacciatore, quindi con regolare porto d'armi. E noi siamo stati lì, probabilmente è andata bene. Ve lo voglio svelare perché siamo stati lì, perché volevamo vedere in faccia tutti i nuovi cacciatori, perché poi lui... Ma lasciamo stare questa che deve, a me deve, picchiavano. Aspetta, li deve perseguitare. Allora ora vi racconto, non è vero. Inizia la caccia a settembre, li vuole perseguitare. Allora non è vero. Eravamo nella cittadella e c'era un gruppo di persone, ma dovete sapere che tutto e dovete capire che, dice non è vero. Che tutti i cacciatori, il più piccolo è alto 2 chilometri, per 3 chilometri di muscoli, nel senso che sono cacciatori, no, nel senso e che gente sono piazzata. Gente piazzata, perché gente che lavora, eccetera, eccetera. E allora mi guardavano già a me di traverso con la divisa, perché a lei la guardano per un modo, e quello l'abbiamo capito. E a me mi guardano in un altro modo. Con la divisa mi guardano. Ti guardano perché è la divisa. Ma sei una bella donna. A me mi guardano e dice: guarda, sto cretino, chi gradi, chi bomba fa? Alla calabrese. Non è così. È una allora gli faccio io ad uno. Beh, dice: adesso entrerete voi, anche voi nel mondo della caccia. E vuol dire che sarete sottoposti anche voi a essere vigilati. Rispondere: non vedo l'ora di iniziare la caccia. Cioè io mi stavo riducendo un chicco di riso. Ma io ho detto come minimo oggi non esco più dalla cittadella. Perché? Ma tu li vai in minaccia in diretta. Non è una minaccia, ma se in divisa faccio queste cose io. No, come arriva? Patente, libretto, gruppo sanguigno e anche Green Pass voglio mo. Ma non è vero. Perché lei si segna quello che deve chiedere. Mo ha messo pure Green Pass. Non è vero, io ho detto non vedo l'ora, nel senso che non vedo l'ora che inizi la caccia, perché è un divertimento per noi. Voi dovete sapere che mi fa piacere che Beniamino ride. Veramente, sì, sono tutti, mi hanno guardato distorto, eccetera, eccetera. No, che poi quando ci vedono, quando loro vanno a caccia, quando ci incontrano sono talmente felici di ed educati di vederci. Sono educati, sì. I cacciatori sono molto educati, è lei la maleducata. Sì, alla fine sono io quella che sbaglio nelle cose. No, e Ligia, allora, è Ligia nel suo che dice lavoro. Così, io quest'anno multe non ne faccio, dai. E magari la regione dovete sapere che la regione gli manda il regalo a casa a fine anno. Dai, non è vero. Cercherò di essere più buona, dai. Però mi devo essere divertire. Buona tua è un eufemismo. Però voglio divertirmi. Proprio buona tua, guarda. Dai. E dovete sapere quindi che la caccia adesso la determina dopo subito Ferragosto, e già ci hanno mandato a livello fiducioso e non ufficiale il calendario, che dovrebbe iniziare insomma a settembre, il 2 settembre. No, la caccia parte dal 19 settembre. Però prima inizia qualche appostamento. Dove c'è l'appostamento è appostata lei. Che poi non ho capito come fa ad essere prima dei cacciatori lei. Lei è prima della preda. Arriva prima lei. Mi sveglio presto, non dormo per niente. Insomma. Cioè, ma voi capite, quando noi andiamo in servizio fa: ragazzi, ci siamo. Lei proprio si diverte. Cioè, ma se una cosa gioisce. Ti piace, capito? Quindi capito, ma i cacciatori lasciali vivere questi cacciatori. Parte dal centro dello stomaco, ti piace questa cosa, no? Quindi con il cacciatore, il porto d'armi, quello, quell'altro, va tutto bene. E mettiti la drisa, i pantaloni, controlla tutto. Dov'eri ieri? Che cosa farai domani? No, cosa farai domani non lo dico. Ah, beh, ti manchi non l'ho questa. Detto mai questo. Ecco, lo dirà molto. Lo dico domani. E quindi praticamente inizierà questa caccia ed Elio sarà oltre Giovanna un Giovanna Lepri, ciao Giovanna, ecco, buongiorno. No, ecco, tu hai una cosa sbagliata, Lepri. Lei sente Lepri, vedi come preda, lei subito caccia, si controlla, subito. Porto d'armi, assicurazione, eccetera, eccetera. Il cane, ciao Giovanna. Il cane è assicurato? Cane? Vabbè. Poi c'era uno che fa parte dell'Ital Caccia, dai, perché ma voi sapete quel cacciatore che mi ha detto che non andava a caccia, aveva il fucile attaccato qua e ma tu l'hai terrorizzata, dai, che quello. Cosa io ho fatto? Sono scesa veloce dalla macchina perché lui stava correndo, per questo. Cosa ho fatto? Ma stava correndo perché andava dietro la preda. No, lui scappava proprio, cioè appena mi ha visto scappare. C'era uno che poi tra l'altro dovete c'è l'associazione Ital Caccia e il gruppo di come vigilanza, fai a dirmi polizia? Che non sei un cacciatore con il fucile sotto braccio? Dai! L'ha buttata a terra, non era suo. L'ha buttata a terra e mi dice non sono un cacciatore, non è mio il fucile. Come fa? Come si... Ragazzi, ma come si fanno queste cose? Io non le sopporto. No! No, perché alla fine busco io, capito? Questo è il problema. E c'era uno, allora gli ho detto c'era uno. Responsabile. Poi mi è venuto in mente, sì, virtuale però. Anzi, fa quello che dici tu. Salutiamo a
Alessandro Sacripanti, il grandissimo presidente Alessandro Sacripanti. Complimenti ancora una volta di quello che fai contro gli incendi, contro l'inquinamento, tutto quello che c'è. Vitaliano Panaia. Bellissima Toscana. Ciao Alessandro, complimenti. Ciao Vitaliano Panaia. E ciao Vitaliano Panaia. E mi ricordo il film di Totò quando era i due com'era? No, i due marescialli, dove e quello gli ha fatto la pernacchia al tedesco e gli ha detto, ripete la pernacchia, lui sì, mi guarda, questo è successo veramente ieri, vantiera alla cittadella, quando parlavo e gli diceva questo qua, sei dell'Ital Caccia, sì, dell'associazione, ai cani, sì, però lui la guardava talmente male che lui fa, allora gli ha detto, i cani, i cani c'ho io. Cioè lui aveva paura di dire perché lei era entrato nel personaggio che gli chiedeva un altro po' i documenti. Quando si è spostata, non posso fare a meno. Questo fare qui quello. Mi ha detto, e mi sono dimenticato di dirtelo, ma che cosa c'ha con i cacciatori vostra moglie? Quando mi ha detto che anche lei lo è, perché lei è sì. Anche cacciatore. Però io le regole le rispetto. Ma sì, capirai, gli altri sono tutti evasori. Dai, non è questione di essere evasori. Ieri c'è stata un'altra cosa donna, dice? Pensate un po'. Ma mi hai sputato tutto, Covid. Che? Non ti avvicinare. Un abbraccio grande a voi, Alessandro. Ciao Alessandro, perché... complimenti, è spettacolare quello che fai. È da invidiare nel senso buono. Pensate un po', incendi, cose. Ma i cacciatori dovrebbero essere contenti che ci sia questo controllo. Perché così lavorano anche meglio, no? Sì, ma che cosa hai contro i cacciatori? No, nulla. Ma pensate un po'. Lei era una del, se non era la sola, una dei pochissimi cacciatori femminili, donne. Ieri c'è stata un'altra. Sì, che la guardava, volendo dire, è tua madre. La mia rivale. Anche perché dovete sapere che la sezione era quella tutta provinciale di Catanzaro, anche se il nostro decreto è stesso in tutta Italia, è nella regione sicuramente, però noi... gran parte comunque, nella provincia i corsi sono iniziati in tutta la Calabria, sì. Ogni provincia ha il suo corso, abbia il suo corso, quindi è tutta la regione Calabria, e quindi li guardava, e questi ho detto, io volevo dire, conservatevi i soldini per i prossimi verbali. Perché... ho detto sarò più buono, dai. Beh, vedremo. Dipende da quanto mare mi faccio, perché se riesco. Voi dovete sapere quando si alza, lei come si alza, se è nervosa. Dipende dall'umore, sì. È vero. Perché si alza la sera, magari abbiamo litigato e noi non litighiamo mai. Sempre, 24 ore su 24 siamo in contrasto. Sempre. E allora mi ricordo Orlando, ora è più adulto, è un ragazzo, prima era un bambino, dice papà, poverini i cacciatori stamattina, te la farà pagare. E quindi perché è così. Così. Ma non abbiamo nulla contro i cacciatori, io li amo perché da lì siamo nati noi, è da lì che siamo nati, pian piano siamo diventati poi ufficiali di Polizia Malmenatori, e quindi forza cacciatori. Per dire il resto, dai, adesso pensate un po' che io vado al mare, no? Allora salutiamo Francesco, non lo so chi è, devi andare giù, no? Francesco Montesano. Ciao Francesco Montesano, il francescone della Croce Azzurra. Ora, sì, lui è a Cosenza, questa volta non ho sbagliato, è a Cosenza. Che sta con una, la sua, vabbè, compagno, io non moglie, so con non chi so. Sta, non so. E non si prende i fatti degli altri, poverina lei. Non sono social. Non se li fa i fatti degli altri, non poverina. Guardo, non faccio gossip in questo senso. No, non fa ghost. Gossip. Ah, gossip. Vittorio Cuba, ma... ciao Vittorio Cuba, lui ma invece... scusa, ma veramente non ti bastano più questi occhiali, guarda che... no, perché sono da lontano. Vittorio Cuba invece lui è uno però che si dedica vicini. Nella sanità, consegna vicini, i farmaci però. A domicilio, grande, bellissimo, anche impegno di lavoro. Ce l'hai vicini, cioè come fanno ad essere da lontano gli cretina occhiali? Gli occhiali da lontani, progressivamente da lontano. Ciao Vittorio, voglio l'aperitivo e qui prendilo in diretta e ce lo beviamo, non no, ho capito assolutamente, dicevo no. Quindi pensate che io vado al mare, quando vado al mare già ho paura che mi picchino per strada perché non sa mai, trovi un passo. E lei comincia, ma quello può pescare, ma quello lo può portare il cane, ma quello ce l'ha, ma fatti tuoi! No, non è possibile, se tu sei un guardia caccia, se tu sei una guardia giurata... se voi andate nel lungomare di Lido, se voi andate al parco della biologia, non ce l'ho più cani. Cioè, i randaggi come la vedono scappano, i randaggi, perché lei gli chiede documenti anche ai randaggi. Non è vero. Mentre quelli che portano i cani, ve lo giuro, credetemi, c'ho testimone una mia guardia, no. Sara Garcia, no, si chiama sì. Sara Garcia, una signora l'ha visto col cane, ha tirato il cane dal guinzaglio, ha cambiato strada e si è messa a scappare. Ed era una che prima aveva controllato. Che aveva qualcosa da nascondere. E lei che la inseguiva e diceva lasciala stare, poverino. Ma che cosa gli fa?
Il lavoro. Capito, bisogna anche rispettare le leggi, ma bisogna essere un po'... Beh, è un divertimento, dai. Quando ma sei... divertimento? Ammettilo che almeno ti diverti. Quando ma sei con me, ti diverti a verbalizzare. Quando dico che sei poi tu il responsabile. E che poi alla fine, quando questi qua gli dicono ma si può fare qualcosa, e lui il responsabile mette che se ne va! Se ne va e mi lascia là a me. E poi io che cosa gli devo fare una volta attacco, che l'ha fatto? Attacco briga, ma non è così. È solo uno scherzo. È quello che mi ha fatto lì, l'ha lasciato con uno, questo qua. Lei se n'è andata, dice, te la vedi tu? Si è persa la collega e se n'è andata e mi ha lasciato con questo e poi... Vabbè, questo non lo possiamo nemmeno raccontare. Questo non si può raccontare, ma quello che ho passato lo racconterò io. E quindi voglio dire il nostro lavoro è questo. Fatevi il bagno, ragazzi, vi raccomando. Ma tu lo sai che cos'è il paliatone? Ecco, quello che mi fanno a me. Il ecco, paliatone. Il paliatone, ma te lo sei mai preso? A voglia con te? Dai, vabbè. Comunque. E oggi, quindi sono ragazzi, stati tanti. Visto che sono collegato, non ero abituata a questo. Se io riesco a rilassarmi, bella tranquilla, tranquilla al mare, farmi un po' di vacanza, tutto relax, vi prometto. Che sta uscendo? Che cosa? Vedi che sta uscendo. Vi prometto. Vedi che sta uscendo. Che cosa? Stefania sta uscendo. Ma cosa? Ecco qua, non ma vorrei vabbè, che questi da 4 diventassero 150, capito? È il costume. Ah, però guarda come. Oh, ho capito perché vi collegavate! Ecco perché aumentavo i numeri. Dai, metto così. Dai, come mi metto, c'è cioè il costume. Ma ho capito che... perché crescevo, non ho capito, vai. Vabbè, non esageriamo, siamo in diretta. La verità. No, io ho perso quello che dovevo dire. No, io vi prometto. Stava perdendo tutto, in realtà, vai. Dai, però non mi puoi fare queste brutte figure. Dai, vi prometto che sarò più buona, dai. Nei controlli chiuderò un occhio, no? Che questo se mi sente il presidente. Tu cecata devi essere. Se no, mi ascoltano il presidente o quelli della provincia mi spaccano in due. Non bisogna dai chiudere l'occhio. No, bisogna... ragazzi, bisogna essere un po', diciamo, le regole bisogna essere ammorbidenti. Come ammorbidenti. Come il Dash. Morbidi. Chi è sta cosa? Vabbè, dai, cercherò di essere un pochettino più brava. Ha capito, bene a me. Tu ridi, mi fa piacere che ridi. E io mi prendo i paliatoni. Vabbè. È di adesso, 5, è di 5, perché è riabbassata. No, vabbè. È così cala l'audience, aumenta l'audience in base al mio décolleté, dai, non c'entra niente. Beh. Io volevo dire una cosa. Ecco, il mare l'hai detta? Una. Il mare ci sta aspettando, ragazzi. Noi andiamo a fare un bel bagno. E lo facciamo anche per voi. Ma che c'entra, poverini? Poi magari sono impegnati a casa, per tu ti fai il bagno per loro. È come dire quella cosa, no? No, me lo dedico. Mi mangio questo panino e vi penso. Che mi pensi? Ti mangi il panino e io vi dedico la giornata, ragazzi. Io dedico la giornata ai miei follower. Ti immagini uno che non può andare al mare, nervoso, e tu ti dedichi a giocare quello con i giri. Ma io non lo faccio apposta, lo faccio perché io sono spontanea così. Quindi Girolamo Santocone. Ciao Girolamo Santocone, la sai che non allora, guarda cosa dice Alessandro Ranieri. Mi saluti Ennio, per favore. Certo che ti salutiamo Ennio. Ennio, un saluto e una buona domanda. Domenica. Ciao, ciao Ennio, ciao Ennio, c'è. Ennio e Marta. Ciao okay, Ennio e Marta. Salutiamo. Quindi Alessandro Ranieri, salutiamo Ennio e Marta. E Marta. Un ciao, bacione, un abbraccio bacione da Stefania Talarica e Orlando Guerra e una buona domenica. Ecco, qui c'è la messa. Così va bene. Ha fatto la messa. Così. Ma dove sono? Vabbè, se ci dite anche. Alessandro Ranieri di Catanzaro. Ok. Vabbè, allora saranno di Catanzaro, salutiamo anche Catanzaro. Ciao. Niente, guarda che bel mare. Noi... salutiamo anche Girolamo. Santocono, lui di Salerno. E la grazie Beniamino, buon bagno ragazzi, grazie Beniamino. Grazie anche grazie a te. Grazie Alessandro. Grande. Un bacione a tutti ragazzi, noi veramente adesso vi lasciamo perché... No, fammi parlare, c'è qualcuno che vuole salutato, lo dobbiamo salutare, no? Vabbè. Questa si chiama educazione! No, poi non possiamo fare il bagno più tardi perché sai che perché? Le scottature, cose... Non, io non lo posso non fare il bagno oggi. Perché? So il ciclo. Luigi! Beh, tu ce l'hai chi sempre. È Luigi? Luigi Benincasa. Benincasa, ciao Luigi Benincasa. Ma tu guarda, visto che hai fatto questa battuta che è il ciclo, tu ce l'hai sempre perché sei sempre nervoso. Stai sempre lì attaccato. Stefania, ogni volta. Ogni volta mi metti l'angoscia, ogni volta stai nervoso. Angosci, mi sta dietro, stai scarrafo. Ogni tanto canta una canzone e rilassati. Ascolta Renato. Quante Zero, volte? Dai. Ho guardato al cielo! Non cantare. Ma hai detto che devo cantare? No, ah, sta a cantare! Non cantare in diretta. Canta. Più su! No, canta dentro di te, canta dentro di te. Ascolta Renato e basta.
Sei bella mia, deciditivelo, eh! Dai, basta! Chi è? Che è questo? Aldo Abbate! Ciao Aldo Abbate! Ciao Aldo! Cosa fate oggi? Oggi cosa facciamo? Siamo... No, oggi facciamo schifo, Aldo! Ma questo che dici? No, guarda, è rimandata la partita di pallavolo perché ho un desiderio di giocare e di spaccargli la faccia a questo. Ma perché... vedete, anche quando gioca! Che e c'è io c'ho l'agonismo! C'ho no, l'agonismo. Tu c'è qualcos'altro, gioia mia! C'ho l'agonismo! Non ballare che qua... Elio tutto... Trapasso! Ciao Elio! Ciao Elio Trapasso e ciao... Di nuovo perché si era scollegato. Ciao, no, Elio Trapasso, Aldo Abbate. Come tu sai, io sono un agonista, quindi anche giocare a pallavolo. Mamma, quanto mi piace la pallavolo, ragazzi. Giochiamo a pallavolo. Devi fare una squadra, Aldo. La squadra mia. Si chiama contro... Caccianocchio, me lo togli. Aspetta, contro la squadra sua, perché lui. Non gesticolare che mi togli gli occhi. E c'è gli occhiali a protezione. Lui vorrebbe vincere, ma non è cosa sua. Non è cosa mia. La squadra mia contro la squadra sua. Fai, organizza che veniamo al parco a giocare. Sì, dico no, hai ragione. Vabbè, dai. E Aldo, verremo sicuramente. Ma oggi siamo nel parte di mare, siamo perché vedo che vi siete... Siamo lontani. Ciao Elio Trapasso, ciao anche a te, buona giornata e buongiorno. E... Anche il cuoricino da parte nostra. Ho un certo languorino. E sono tanti, non possiamo abbandonarli perché ci stanno giocando con vabbè, noi. Ma tu non è che devi stare in diretta perché si sono collegati. Tu l'hai fatto la tua diretta. Io e sto basta. In diretta perché. Lo vedi che sei attaccato ai social. Ciao Aldo, non è vero. Siamo in diretta perché ci stanno seguendo, vuol dire che credono in noi, ci seguono, ci piace parlare con noi. E come che tu stai facendo una tavola rotonda. Non venite più al parco, ma se te l'ho spiegato adesso, Aldo, ti ho detto che organizza questa partita di pallavolo. Che poi, tra l'altro, siamo stati Capoi? Al parco. No, che poi tra l'altro... Ah, poi. Dai, non ti avvicinare che mi fai paura! Tra l'altro, siamo stati l'altra volta al parco in servizio. La rete di pallavolo l'hanno distrutta, quindi dobbiamo... Ma lui l'ha detto che dobbiamo portarla. Dobbiamo un pochettino recuperarla. Andrea Raspa. Ciao Andrea Raspa. Dobbiamo recuperarla, quindi ci dobbiamo attrezzare. E ci vuole dobbiamo andare mezz'oretta prima della partita a cercare di vedere cosa possiamo fare. Sì, ramazzare, pulire, no, tagliare l'erba. No, raddoppare quella rete, perché così almeno... Ma che raddoppia? È un filo? E allora come facciamo a giocare? E ci vuole comprato. Ma noi ce l'abbiamo già la nostra rete da pallavolo. Manca Metti. Manca Metti. Scusa, però me lo tengo così. Magari. Musica Metti. Ah sì, la musica. Adesso mettiamo la nostra musica preferita. Ma dove? Che ne so, io musica devo Metti rispondere dove? Di sì. Qui in diretta? Sì. Vuoi che rispondo di sì o no? Sì. Ciao ciao canzone, che ne so. Adesso ce ne andiamo, dai, perché sto stanca. Ragazzi, io mi devo buttare in acqua. Noi dobbiamo tornare dietro, ma anche abbiamo guarda bagno. Che oggi sono molto pericolosa, rischi di farti affogare perché sono molto pericolosa e agitata. Quindi ragazzi, siete metti tanto. Musica di Renato Zero. Certo, Renato Zero. Ma sonno pure. Come si fa a dimenticare? Dicevo quindi, non andate via, ragazzi, non ci abbandonate perché vi faccio una diretta mentre sta per partorire il ritorno di Casa Guerra. E ma lì faremo vero, ragazzi, un esploit. Ancora... Ci sarà il ritorno della signora Bernarda e ci saranno anche quelle. Ma vi fate quando ha fatto la bambolina? Quelle cazzate. Ma ti sei pure vestita con un pannolone, Stefania, no. Ma ti ricordi? Quelle non lo rifarei più adesso guardando sei il video. Sei vestita con un pannolone, un biberò. Dai, guardando... Un ufficiale di polizia. Vabbè. Ma ti vergogni? Aspetta. Ma ti però vergogni? Allora, dividiamo le cose. In divisa. Ci dividiamo. Sostenere Talarico, il tenente, va bene. Però quando che c'entra? Quando adesso sono un personaggio così in diretta. Ho capito, che sto ma facendo? Ti sei messo un pannolone, hai fatto ma quello, quello... Ma ti ricordi la quello... fa? Guarda che me lo sono visto l'altro giorno, mi sono messa a piangere. Ma quello, guarda, a parte sono passati 3 anni. Non lo ma rifarei... pure il gruppo. Che cos'è? Ma per il gruppo. Ma certo che faccio le dirette per il gruppo per Renato Zero. Certo. Allora. Quello è Renato Zero, questo. Allora, io adesso, a parte che non lo rifarei più quel video, guardandomi adesso... Ti vergogno un pochino, sì, con dei figli, capito? No, ma no, per questo, che c'entra? Quando uno fa una satira, una cosa, vivi la satira in quel momento, adesso non lo rifarei più. Dai, in divisa mi hanno detto, lui è il signor Bernard. Lei è la signora Bernard. Lei è la signora Bernard, stavo proprio... Vabbè, però è così, scusami, anche zio Greggio, ad esempio, ha una squadra di pallone, è un attore, però fa comicità, cioè, noi facciamo cose amatoriali. E video comici, però vi ricordo che tutto Casa Guerra è la verità di quello che lei mi combina. Non è vero. Stop. Non ci credete. Io dico adesso non lo rifarei più quei video, però guardandomi
cioè è stata una bella esperienza, dai, abbiamo fatto un canale, abbiamo fatto Radio TV Ponte Grande, è stato bellissimo. È tutto merito tuo, perché questa è dall'idea tua. C'è stato io solo una cosa generale, dai. Un saluto a Domenico Belardo, ciao Domenico Belardo. Il mio merito è solamente uno, quello di fare la vittima a Casa Guerra, quello me lo devi dare a me, perché io sono la vittima di Casa Guerra. No, vabbè, quello cos'era? Aspetta, quello era Brutiful, avevo fatto i video. Brutiful con i idee, ma quanto ne fa? Sono simpaticissimi. Se voi andate sul canale YouTube Radio TV Ponte Grande, non lo dimenticate, o TV Radio Ponte Grande, voi alle playlist vedete tutti i nostri video, sono più di 500 che ne abbiamo fatti, non scherzare, perché di mi più, sono dedicata tantissimo. Calcolando anche gli altri, molti di più. Ci siamo dedicati tantissimo, abbiamo fatto un exploit, diciamo, di video. Adesso a rivederli, a vedere quelle cose che ci fa un po' schifo, però comunque vabbè. Ci sono dei difetti, però a vederli a distanza di tempo è sempre comunque un'emozione. Naturalmente faremo cose nuove, sicuramente ci stiamo organizzando. Il Covid purtroppo ha rallentato tutto quello, la produzione, ma non solo a noi, a tante altre e mondi del lavoro. Vabbè, ma adesso possiamo fare le riprese anche fuori, no? Sì, adesso ci riprenderemo, ragazzi, e faremo questo viaggio in Puglia, perché ce l'abbiamo promesso, e poi ritorneremo con tutto questo. Un saluto a Roberta Principessina. È da tanto che non si collegava. La bellissima Roberta Principessina, molto bella. Ecco, è un'altra, iniziano i complimenti, le affermazioni. Scusa il ragazzo, io lo dico senza cattiveria, senza malizia. Se sei fidanzata, sposata, tanto rispetto, però Roberta Principessina è bellissima. Parliamo di altro, cambiamo discorso, se no magari parte un primo... L'embolo? No, parte l'embolo, parte un diretto Roma-Catanzaro. Non esageri, Roberta Principi, non lo farei. Roberta Principessina, è bellissima. Dai, vabbè. Dicevo quindi, quindi ritorneremo con la riproduzione di TV Ponte Grande. Elio è già al lavoro, quindi con la parte grafica e la parte audiovisiva, Orlando nella traduzione e nel montaggio... E poi ci siamo anche noi con Stefania, che è tutto il cuore della trasmissione, che Stefania c'è, cioè la sceneggiatura, la scrittura, i locali, i posti, i montaggi dal green screen, la location, green screen, tutto quello, che poi è la parte più bella, perché se tu per esempio vai a cadere con un ombrellone non lo puoi fare alla Sila, per dire, no, lo devi fare al mare, quindi devi trovare anche i posti, devi trovare anche il luogo dove dietro non c'è un qualcosa di brutto da vedere, come una discarica. Vabbè, non è difficile questo, dai. Siamo circondati di bei posti in Calabria. E quindi wow! E quindi ragazzi, praticamente io tutto faccio questo. Il mio siamo saluto, perché non se ne vuole andare, no, perché lo mi vedi? Sto divertendo, lo con vedi voi come ti sei attaccato, mi sto divertendo con voi, perché il bagno lo possiamo fare all'una, alle due, alle tre, alle quattro, alle cinque, lo possiamo fare quando vogliamo. Non è così, perché poi ci squagliamo e dai, sono tre volte che la fai sempre e mi fai paura, scusami, non puoi fare sempre la stessa battuta, ma suona il campanello, avvisami, no? Che mi stai guardando? E ti devo telefonare, insomma, dai, ti parlo su WhatsApp. Che fai? Vedi, c'hai tanti follower. Sono tutti follower tuoi. No, sono. Torniamo! Sono tutti follower tuoi. Sono i nostri, sono i nostri. Ma guarda che bella macchina, guarda là. Ma ce l'hai, è l'Audi A3. Ce l'hai, è bianca, la tua è nera. È la mia. La tua è nera, quella è bianca. Che cosa cambia? Quella è... cambia. Però perché dice, tu la moglie ce l'hai, bianca, ma non ce l'ho di colore diverso. Va bene, mi sono distratto. E allora seguite Radio TV Ponte Grande, va bene. Cosa dire? Io non vi vorrei lasciare. Ragazzi, io non vi vorrei saluto, lasciare. Vi perché... mando un bacio, Stefania. Fermi, fermi, sono ding dong, ding ci don. Metti la messa avanti come mi vai. Si è spostato, meno male. Dai, vai. Spazio alla messa. Dai, spazio alle persone. 1, 2, 3, stella, vai. Allora, io vi saluto, ragazzi. Una buona giornata. Un felice. No, weekend non lo posso dire perché ormai va a finire, è domenica, quindi una felice domenica. Io vi mando un bacio, vado a fare un bagno e ve lo dedico. Ragazzi, buon pranzo. Ciao a tutti da Stefania Talarico, Radio TV Ponte Grande. Radio TV Ponte Grande vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima diretta. Un bacio, ciao. Posto finito e se n'è andata. Deficiente, dove vai? Vado a cambiare. Ciao ragazzi, che vedete che cosa ha scritto? Ma come la leggo questa? Roberta Principessina, vieni a leggerla. Ciao. Non ho gli occhiali. Saluta. Grazie mille per il saluto, siete simpaticissimi, seguo pochissimo Facebook a causa del lavoro
un salutone. Sì, 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 per il lavoro, ma ho detto che sei bellissima, perché sei bellissima veramente. Quindi complimenti. No, sì, infatti ho visto che sei presente a Pepe, addirittura un giorno ho detto forse mi ha tolto l'amicizia, invece no. È per il lavoro. Mi fa piacere che sei impegnata al lavoro e quindi complimenti, lavoro e famiglia, se ce l'hai, insomma, quello che sia. E Antonio Bonaddio, buon pranzo anche a voi. Vittorio Cuba, ciao Vittorio, io vi saluto, veramente ci starei tanto, andiamo a mare, lo faccio anche per voi. Ciao ragazzi, e come disse sicuramente il grande Renato Zero, che impropriamente io mi prendo il merito di dire una delle sue battute, mi possa perdonare lui o chi per lui, non dimenticatemi, non dimenticate noi tutti. Ciao da Radio TV Ponte Grande, Catanzaro e The World Ninja, da Stefano Tarico, Orlando Guerra e da tutto il Nautilus, un bacione, alla prossima, ciao.